fuoco è il segno della trasformazione. Penso che tre componenti insieme abbiano centrato il successo, quello di valorizzare una tradizione a cui siamo molto legati a Monopoli, farla conoscere fuori, destagionalizzare quindi e mettere insieme tutte le forze associative della nostra città e non solo del centro storico. E il risultato è questo, tanta gente, tanta allegria, musica e speriamo l'inizio della nuova stagione turistica della città, perché prima accendevano i fuochi nei tempi antichi per scacciare il triste inverno, il buio dell'inverno. Quindi speriamo che quella del 19 marzo diventi a Monopoli in realtà veramente l'inizio della stagione turistica. Tra l'altro abbiamo azzardato una promozione valida soprattutto sui social network, abbiamo investito risorse notevoli e senz'altro ci hanno anche aiutato quelle che sono le catene di supermercati locali che hanno comunque diviso in tutto il territorio del sud-est barese quelli che sono i depliani programmi e anche per quanto riguarda il locandinaggio. Senz'altro avremo modo anche di ripetere ulteriormente questi eventi che mirano esclusivamente alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Siamo riusciti a convogliare quella che è una manifestazione prettamente religiosa, anche perché insieme ad altre chicche che stiamo allestendo ci stiamo preparando sulla redazione della nuova Via Francigena 2017-2027, che sicuramente in un momento vivace qual è l'indice esponenziale dell'offerta turistica della città di Monopoli non può far altro il bene della nostra comunità, insomma. Il centro storico come risponde? Risponde alla perfezione, non abbiamo avuto nessunissimo tipo di problema a organizzarci, grazie anche ai collaboratori comunali e alle forze dell'ordine siamo riusciti a creare questa bella situazione che tutto sommato va alla grande. Il prossimo invito? Sicuramente prima di fare il prossimo invito va sicuramente ringraziata tutta l'amministrazione comunale di Monopoli che ha deciso di investire fortemente in questa nuova Proloco, ha deciso fortemente di investire in questa notte di Falò che sarà un brand registrato, quindi sicuramente avremo modo anche di riproporlo nel corso degli anni e spero che chi ci seguirà abbia comunque la stessa cura e lo stesso amore che ci abbiamo messo per catalizzare questa grandissima edizione. Sono stato preso dall'entusiasmo, vedere tanta gente, soprattutto in questo periodo dell'anno, quindi siamo soddisfatti, tanta gente, la riscoperta di questa bellissima tradizione storica della nostra città e soprattutto il dato positivo, la collaborazione con tutte le associazioni del centro storico e non, associazioni di categoria, l'OTM, l'associazione operatori del centro storico qui rappresentata la presidente Giuseppe Di Lauro, la Proloco che dirige un po' tutto. Credo che questa quarta edizione veramente sia l'inizio di una nuova era per gli eventi della nostra città. Ci faccio un invito in giapponese? Vuoi troppo. In arabo? Vuoi troppo. In tedesco? Mi sta umiliando. In francese? In inglese sì. In dialetto forse. Facciamo in dialetto. Venite tutta a Monopoli. Can you?